rapportarsi con... Quale futuro si può immaginare con questa iniziativa per la nostra Calabria? Il futuro della Calabria dipende solo da una cosa, è che i calabresi prendano coscienza delle proprie possibilità che hanno, perché una volta eravamo isolati sia con le infrastrutture sia a livello di informazione. Adesso questa scusa non c'è più, adesso con i mezzi di comunicazione che abbiamo, la conoscenza, almeno la conoscenza alle imprese, ai cittadini, a quelle delle scuole, c'è per tutti. Quindi diciamo dobbiamo sfatare un po' questo mito che siamo isolate, almeno dobbiamo sfruttare al meglio quello che abbiamo. Poi è chiaro che bisogna anche creare le infrastrutture viarie, le infrastrutture ferroviarie, portuali, però la scusa che noi eravamo tagliati fuori, almeno questo non l'abbiamo più. Adesso dobbiamo solo applicarci per informare e cercare la verità e riprenderci la nostra coscienza che da tanti anni abbiamo messo da parte, ma ancora ce l'abbiamo, possiamo recuperarlo, facciamo ancora in tempo. Ma bisogna fare rete per poter essere così positivi per il futuro della Calabria? Guarda, con questa parola mi è venuto in mente il sindaco pescatore. Bisogna fare rete, lui era un pescatore. E bisogna prendere esempio da lui. Ma per fare rete ci vuole un condottiero, ci vuole qualcuno che dia l'esempio, ci vuole qualcuno che stimoli quella coscienza messa da parte da tanti anni, e allora sì che la popolazione calabrese, trovando una persona che si fida, allora sì che si può fare rete, ma annunciarlo solamente e poi non esserci mai qualcuno davanti che guidi le iniziative, non voglio entrare in discorsi politici, ma le iniziative imprenditoriali, le iniziative culturali, le iniziative quelle che si fanno tutti i giorni, la Calabria ha bisogno di non di un condottiere, ma di tanti che possono guidare le proprie categorie, le proprie associazioni culturali e che danno un senso di fiducia. Chiudiamo il 2018 con questa iniziativa, ma dobbiamo dire guardiamo al 2019 con una ripresa dell'economia calabrese. Senz'altro, io sono uno che ci è creduto fin dall'inizio, avevo 27 anni quando ho cominciato a fare impresa, quindi mi domandavo sempre ma perché con le mie forze non posso creare qualcosa nella mia terra, mentre vedevo i miei compagni che andavano via. È chiaro che si parla sempre di fuga di cervelli. Avrei qualcosa da dire anche su questo. Chi fugge non è mai una bella cosa.